Grazie ovviamente a Emanuele Bilotti e all'Università Europea, con la quale noi iniziamo, speriamo che non sia l'ultimo, una serie di un'iniziativa a cui teniamo particolarmente. Noi abbiamo stipulato, insomma, come molti altri soggetti, un accordo con l'Università Europea. L'AIC ha una sua rappresentanza in Italia, che io in qualche modo qui rappresento, e che fondamentalmente ha come obiettivo quello di mettere a confronto su temi importanti dal punto di vista dello sviluppo delle comunicazioni soggetti che molto spesso fanno fatica a parlarsi in quanto sono parti, diciamo, di diversi settori o comunque sono parti, diciamo, di diverse organizzazioni. Nel caso dell'AIC questa è un'associazione particolare perché raccoglie sia i decision maker che i regolatori, ma anche gli operatori e gli studiosi, oltre 30 operatori e oltre 30 regolatori a livello internazionale, un nutrito numero di aziende, alcune delle quali, diciamo, sono oggi anche qui a parlare in questo nostro seminario, e un ampio spettro di stakeholder, di soggetti interessati, da accademici a studi legali, società di consulenza e così via. Quindi, diciamo, è una delle più importanti associazioni al mondo, e l'associazione italiana in qualche modo si è fatta partecipe negli ultimi anni di una serie di iniziative, tra cui questa, della quale siamo molto orgogliosi. Non parlerò ovviamente del codice delle comunicazioni elettroniche, perché, diciamo, abbiamo qui esponenti ben più qualificati di me che lo faranno a seguire questo mio brevissimo intervento. Volevo soltanto collocare, diciamo, questa iniziativa nell'ambito di un'iniziativa più ampia, che è quella del chapter europeo, cioè l'insieme dei capitoli europei dell'AIC che si è costituito di recente e che ha scelto proprio come tema quello del codice delle comunicazioni elettroniche come argomento su cui sviluppare nel corso di quest'anno le varie iniziative. Questa iniziativa quindi è in qualche modo la prima e preparatoria di un evento che si terrà poi a Roma il 18 e il 19 luglio, il 18 a un livello, diciamo, più di workshop seminariale, in cui il chapter europeo discuterà, appunto, ancora una volta di questo tema, coinvolgendo le autorità, coinvolgendo la Commissione europea, coinvolgendo l'Ofcom e vari altri soggetti in un seminario riservato, e il giorno successivo ci sarà un evento a cui anche questo siamo particolarmente legati, e sono felice anche di avere al mio fianco Antonio Nicita, perché insieme a lui in qualche modo abbiamo messo a punto questa iniziativa, che è il ricordo e la memoria di Antonio Preto, che è stato una delle persone con le quali, diciamo, l'AIC si è maggiormente interrelato nel corso degli anni, e che in qualche modo andava ricordato. E quindi sia AGCOM che AIC ogni anno danno dei premi e tengono un evento di grande importanza anche a livello internazionale, che quest'anno si terrà il 19 luglio a Roma. Quindi, diciamo, senza perdere ulteriore tempo, volevo soltanto ringraziare ancora una volta l'Università Europea, a Stazzi, Andrea, per la sua, come dire, costante sollecitazione, impegno e volontà di portare avanti questa iniziativa. Mi auguro, ma le premesse ci sono tutte, che questa iniziativa sia importante non soltanto a livello, diciamo, di studio e di approfondimento, ma anche sia un momento di conoscenza per gli studenti che oggi sono qui e che possono in questa occasione
tutta particolare approfondire con dei professionisti qualificati dei temi che sono anch'essi molto complessi e molto rilevanti. Ci saranno nei prossimi mesi, nei prossimi due anni, i recepimenti di tante direttive. Penso queste direttive, dall'audiovisual media service fino al copyright, fino al codice delle comunicazioni elettroniche, sono anche da un punto di vista giuridico, e di chi studia questi temi dal punto di vista, diciamo, della regolamentazione, delle sfide molto importanti che, diciamo, da oggi in poi continueremo a seguire sempre con molta attenzione. Grazie.